All'ordine impartito dall'imperatore Valeriano nel 258 di consegnare tutti i beni raccolti dalla Chiesa alle casse dell'erario di Roma e di venerare le divinità pagane, Lorenzo, diacono di Papa Sisto II, rispose con fede incrollabile, distribuendo tutto ai poveri e ai sofferenti. Condannato a morte, fu catturato ed arso vivo alla presenza dell'imperatore. Gli affreschi della facciata della Basilica di San Lorenzo fuori le mura rievocano la fede ed il coraggio del giovane diacono, cui Papa Pelagio II intorno alla fine del VI secolo dedicò questo tempio. Gli Amboni, testimoni di due distinti periodi dell'arte cosmatesca, quello di destra di età più avanzata per la ricchezza dei fregi, precedono l'arco trionfale, la cui parete interna celebra nel mosaico bizantino l'origine della basilica. Pelagio II offre a Cristo il modello della Chiesa, grazie all'intercessione di San Lorenzo. Ma non è solo a questo pontefice che va ricondotta la storia della Basilica e del culto per il Santo, come ci ricorda il suo parroco, padre Armando Ambrosi. Pelagio costruì questa Basilica nel VI secolo, perché l'affluenza era tanta al sepolcro di Lorenzo, che lui tenne opportuno costruire una Basilica, una bella Basilica, con elementi, molti elementi sono di costruzioni romane in disuso, sia costruzioni di divinità oppure di palazzi imperiali. Vediamo queste bellissime colonne che ci sono, scanalate, eccetera, di alabastro. Poi, ecco, questa basilica ancora era inferiore alla capacità di ricezione dei pellegrini, per cui, ecco, nel XII secolo, Onorio III, il Papa che approvò la regola di Francesco, ecco, cioè, credo opportuno ampliare ancora di più la basilica. E prima l'ingresso era, diciamo, nella parte orientale, dalla parte orientale. Poi, per necessità di spazio e anche di conformazione del terreno, l'ingresso si è trasformato sulla via Tiburtina attuale, quindi verso l'attuale piazzale del Verano. Sulle colonne della navata centrale sono facilmente visibili i segni della devastazione subita dal quartiere di San Lorenzo il 19 luglio del 1943. Il bombardamento su Roma colpì duramente la basilica, che fu riaperta al pubblico 6 anni dopo, grazie a duri lavori di ricostruzione e restauro. La parete di fondo, quella che di fondo, diciamo, dell'ingresso principale, e andò quasi tutta, diciamo, fu abbattuta perché fu tanta la deflagrazione. Anche il nartece andò tutto distrutto, quindi ecco, ci fu danni al pavimento. La ricostruzione la dobbiamo a Papa Pacelli, a lui ha voluto fortemente la ricostruzione, non soltanto esortando o anche scrivendo, ma anche dando del denaro per la ricostruzione. In corrispondenza dell'abside della primitiva basilica pelagiana sotto il baldacchino, 9 gradini separano i fedeli dal sarcofago che custodisce le reliquie dei Santi Stefano, Lorenzo e Giustino. Inserita nella parete posteriore della cella sepolcrale, questa lastra di marmo forato è testimone dei supplizi patiti da San Lorenzo. Secondo la tradizione, questo è il sangue del martire ancora impresso sulla superficie. In fondo alla chiesa c'è la cappella del Beato Pio IX, interamente decorata da affreschi e mosaici, dove al centro riposa in questa teca il corpo del pontefice, beatificato da Giovanni Paolo II nel 2000. La sepoltura non è venuta subito, ma è venuta dopo qualche anno, perché c'erano molti contrasti con le idee politiche di allora, anche culturali. Ecco, ricordo che, cronaca del tempo, lo possiamo anche leggerlo sui giornali, che quando lui fu trasferito dal Vaticano qui fu scortato dai giovani dell'Azione Cattolica, perché i massoni volevano buttarlo nel disfarsi del suo corpo. La storia poi, diciamo così, l'umanità intera, sia gli ordini religiosi, sia le nazioni, sia le diocesi, anche persone singole, si sono messi d'accordo nel realizzare la bellissima cripta con tutti i stemmi e anche con l'opera immane che lui ha fatto quando ha dichiarato Maria Immacolata fin dal concepimento, che dopo 4 anni venne la conferma a Lourdes. La Bella Signora era l'Immacolata Concezione.